Benvenuti a dei Blade Pixels, un gioco nuovissimo, cioè non proprio nuovissimo, ma che ho sempre voluto comprare. Adesso ci sono i saldi di Steam e quindi a 3€, non so per quando ci sta, quindi sbrigatevi a comprarlo perché è veramente bello. È un po' difficile, quindi mi sentirete imprecare tantissimo. Niente, iniziamo subito con il walkthrough, possiamo chiamarlo così? Vabbè, mi faccio tutti gli stage, quello volevo dire. Play. Tutorial prologo. Noi siamo questa bambina che va in biblioteca e incontra, ops, un libro incantato, maledetto, un libro figlio di puttana, insomma. Cerca di raccoglierlo, ma gli casca tutto addosso, si sfracassa a terra e il libro però brilla. Ma che cazzo, fammelo aprire, giustamente, io sarei scappato. Lo apre e che cosa succede? A metà precisa del libro, perché si apre a metà il libro, diventa una bestia, un demonio con le chele. E gli dà gusto ammazzare la gente, è come se fossero, non lo so, dei sogni. Ta 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 ta. Ci sono varie... i comandi sono X e Z. Pam, pam. Si deve collegare, si devono collezionare tutti questi pallini. E appena avrete un punto sicuro, rimanete fermi su checkpoint su misura. Dove vi pare, eh? Lo potete fare. Quindi. Potete sbizzarrirvi con le combo. E quindi, tac. Così. Ovviamente, ormai tutti i giochi di questo genere hanno la possibilità di aggrapparsi ai muri. Porca puttana, stavo per cascare. Aia, anche le combo. No. Oh puttana di merda. Checkpoint. Aia, la provata del secolo. Ta-ta! Ok. Check... no, ho sbagliato. Non devo metterlo lì. Che c'è qui sotto? Ta... tac! Fatality pure questo. Ok. Mettiamo qui. Dove vedete qui? Vedete il ghiaccio, tipo. Mi sembra ghiaccio. Non possiamo aggrapparci al muro, purtroppo. Quindi dobbiamo accontentarci di quello che ci abbiamo. Allora, fatemi andare a vedere se ci sono... come ogni gioco del genere che si rispetti, ci sono, vedete quelli lì? Quel tipo pagine, sono le pagine del libro che abbiamo aperto prima. Dobbiamo collezionarle tutte per completare il libro, diciamo. Quindi ci sono tot pagine del libro. A seconda del livello cambia il numero delle pagine. E quindi noi dobbiamo prenderle tutte per assicurarci di prendere il libro al 100%. Non so cosa c'è dopo, magari un easter egg o qualcosa del genere. Fatto sta che io prendo le botte perché sono un idiota. Sono stupende le fatality, perché ci sono tantissime fatality. Tipo questa. Oppure questa. Questa è la mia preferita, anche perché lo ammazziamo al 100%. Non ci sono possibilità che sopravviva.
Aia. Quello scoppia per i cazzi suoi. Ok. No, non c'era la pagina del libro. La prima è quella che abbiamo visto di là. Ok, quindi dobbiamo prendere quella. Ci andiamo subito. I comandi sono intuitivi, anche se un po' di pratica migliorerà la vostra skill. Ripeto, sta solo 3 euro. Fino a che costa 10, magari uno può anche essere titubante, ma sta 3 euro, quindi diciamo, perché non comprarlo? Mettiamo qua il checkpoint. Ok, è un pezzo di qualcosa. Aia, qui c'è il ghiaccio. Attenzione. No! Oh! Dai! Oddio, che culo! Il dash è stupendo pure. Aspetta, mettiamo qui. Ok, il checkpoint. Così. Così. Aspetta. Ok, perfetto. Ok, adesso mi pare che qui sopra ci sia un checkpoint. È una pagina del libro, quindi. No, perfetto. Ammazziamo questo qui. Oh. E dai, avevo fatto, cazzo. Pa, checkpoint. Ah, qui sotto, lì sotto c'è una. Oh Cristo! Oh mio Dio. Ok, ecco, vedete, appena muoio si riparte quel checkpoint lì. Allora, lì sotto c'è una. Non so come ammazzarlo questo. Ok, dai, l'ho ucciso. Allora, per prendere questo dobbiamo soffrire il nostro doppio salto, ok? E poi fare così. E così, ok, perfetto. Però non va bene, perché sopra c'era un'altra pagina, se non sbaglio. Tutti di sotto, per favore. Tu in aria. Ok, checkpoint, please. Ok, grazie. Qui c'è una pagina, sicuro? No, non credo sia una pagina. Ok. Si può spostare in aria? Boh, vabbè. Oddio. Così. Ah, ok. Scoppia, va. Ah, sei sotto 9 di 100. Pa! Bella. Adesso facciamo così, lo spediamo dritto contro le punte, ok? Molto divertente, anche se essendo anche se pixeloso, mi piace molto perché è violento. No, perché è violento. Oh cazzo! Facciamo il checkpoint, dai. Lì c'è una pagina, come la raggiungo? Saltando lì? Sì, mi sa di sì, siamo passati qua. Allora, andiamo a prendere la pagina, la terza pagina. Quello scoppia. Faremo la stessa cosa con tutti quanti.
Op. Salta. Ah. Ok. E mo dove si va? Si torna indietro. Dato che ho paura di morire. Oh! Cazzo! Mi sono salvato. Allora, facciamo un bel checkpoint, perché qui c'è un'altra pagina. Aia! Allora, come avete visto, quella roba lì... Quella è la fine del livello. Aia! È la fine del livello. Quindi, noi prima prendiamo l'ultima pagina e poi andiamo a finire il nostro primo stage. Uff, questa vista brutta, eh. Forse è meglio fare un checkpoint. Sì. Anche perché ho preso la pagina. No! Facciamo così. Ah, una cosa che non ho detto è che le bombe possono distruggere le barriere. E questo in un altro livello è comodissimo, perché dobbiamo prendere delle pagine che ci sono soltanto con le... con le esplosioni. Possiamo... No! No! Oh. Ok. Il dash può essere usato, come avete visto, per superare le cose. Può essere utilizzato anche per superare, come potete vedere adesso, ecco, le punte lunghe. Puttana. Muori? Cazzo. Un'ora. Doppio salto, ok. Oh, mi sono solo danneggiato di un cuore, per fortuna. E abbiamo finito il nostro stage. Spero vi sia piaciuto questo primo stage, perché farò un video così. Primo livello, secondo livello, terzo livello. No, 5 di 6, vedi che c'era una pagina. Vabbè, per questa volta. Però ho perso solo due vite, ci ho messo 11 minuti, abbastanza velocemente, contando che la prima volta ci ho messo 22 minuti. 45 su 45, interessante. Rank B, Basic Borgurts. Qui Freak Bias della S Gaming. Yo, al prossimo video.